Quindi aggiunto viste, sezione. Attento adesso quando confermo cosa succede. Ecco la mia sezione tipo del fabbricato. Okay? Quindi la mia quota di meno 15 è il pavimento grezzo, okay? Quello verde è lo 0 assoluto. Vedo l'altezza di 3,02 che è l'altezza tra i solai grezzi. Okay? Poi qua andremo a riempire con la finitura e questa quota qua diventerà il mio 15, okay? Rispetto a meno 15 e così via. Quota sopra opera potrebbe essere la quota del camino e ho anche la quota di scavo di meno 95. Qui dentro ci mettiamo il voto sanitario, qua ci facciamo una platea. Quindi sotto ci c'è la madrone ed ecco la quota di scavo, quindi vedi che ho già anche l'idea di quale sarà la quota di scavo. Andiamo, ok. Vado a vedere, eccolo qua. All'interno dei miei modelli 3D è entrato l'edificio, apriamo l'edificio, infatti lui ha piano terra e fondazione. Vado a posizionarmi su un quadro di disegno. La mia struttura delle pareti e non faccio altro che, per esempio, prendere una tipologia che mi sono preparato. Non faccio altro che mettere giù all'interno dell'area di lavoro una parete gestita anche con la distanza raster, per esempio i mobili da 100 cm, vedi che scatta ogni 100, faccio questa parete a 600 clic. Okay. Sono in scala al 100, aspetta un attimo che arrivo, probabilmente addirittura, ok, sono in scala al 100 e vedo sostanzialmente un mono strato. Vado in scala al 50 e vedo tre strati, sempre la stessa parete. Ritorna questi 302, tornano. Sono questi 302? Mie pareti vanno da meno 15 a più 2,7. Qua dentro ci sono i 3,02. Meno 15 la quota bassa, ovviamente, più 2,7 la quota alta. Attento alle informazioni, che non ho solo informazioni grafiche in questo momento, ma ho informazioni voci di capitolato, perché con un clic solo ho estratto. Attente, queste sono le voci, i codici del Friuli 2013. Questa è la descrizione breve. E ho una muratura portante, okay, in cemento armato, compresa tra i 16 e i 25 cm, di 3,8 m3. C'ho anche l'acciaio, nel senso che io non è che ho disegnato l'acciaio, okay, però con la formuletta dell'incidenza, a seconda della normativa, per i metri cubi di cemento moltiplico per 180 kg ed eccoli qua, 652 kg di ferro. Poi andranno verificati con l'ingegnere, ma intanto so dove andare, ho una direzione. Poi ho la controparete che è una, sono semplicissime foratine da 8 cm, ci ho in metri quadri. E che cambia? Notevole questa cosa. E fuori, ecco, ho un cappotto da 14 cm in EPS e me lo mette qua, metti qua, ma c'ho anche un'altra cosa in più che non ho disegnato, ma ho specificato con una formuletta che lo zoccolo del cappotto
sarà in XPS, quindi qua ci sarà un superprezzo per 3,6 metri quadri. Ok? Non è una cosa che ho disegnato questa, è una regola che gli ho dato. Gli ho detto che per tutta la lunghezza della parete, per 60 cm fuori terra, che sono questi 0,6, tu mi devi fare il sovrapprezzo per il cappotto XPS. Semplicemente, è chiaro che all'interno della mia parete c'è questa informazione, in effetti possiamo andare a vederla, e lo strato del cappotto è questo qua. Guarda dov'è questa informazione. Vi ho detto che c'è un cappotto XPS, vedi, c'è semplicemente un flag da spuntare e anche la regola altezza XPS, ti ho detto che è 0,6. Però niente mi vieta di mettere un pannello in piedi, quindi diventa 1,20 m, lo scritto qua, 1,20 m, gli do l'ok, non faccio altro che rilanciare il report sotto la stessa parete. Se ti ricordavi, qui c'erano 3 qualcosa mi pare, adesso sono 7,2, infatti guarda la formula, non mente, è 1,2. Mi sta disegnando i computi. Ok, che cos'è questo PE01? È il nome della mia parete. Quando vado a sviluppare un esecutivo, un arco, questa parete dovrà avere un nome per riconoscerla. Semplicemente è un'etichetta che noi andiamo a dare. Vado a scegliere l'etichetta per la parete a 50. Questa è la PE01. È ovvio che c'è anche questa informazione, eccola qua, la PE01. Potrebbe cambiare nel corso della progettazione, potrebbe diventare PE02. L'etichetta si aggiorna. Tutto sempre in riferimento all'interno della pianta. Ma si è aggiornata anche la tavola sulla nuvola che ha letto il nostro amico che sta controllando. Ok. Questa è una parete, posso semplicemente anche specchiare la testa, ok? L'ho fatto a caso, non posso farlo anche con misura precisa. Vi dico che da all'interno della foratina vado in dettaglio di 600 cm, questo è il mio asse di specchiatura, eccolo qua. Queste sono le teste del mio fabbricativo che sto per fare, ok? Andiamo a rilanciare un report, questa volta gli dico tutto, i calcoli delle due pareti. Se ti ricordavi prima l'XPS era 7 rotti, adesso è raddoppiato. Quindi ho sempre sott'occhio, guardalo qua, mi sviluppa anche il calcolo della parete. Però uno potrebbe avere 0,6 in realtà. Cioè, magari questa qui a nord lasciamo.